Anche per Paolo Pasolini, tanto amici, mi diceva che il cinema è una febbre, quando cominci non la smetti più. L'avessi smessa. Il Salò Sad di Pasolini invece ha delle cose che non appartengono al cinema. Ha tutto quel suo dannunzianesimo inconfessabile, che con una lettura, diciamo, anche se un po' didascalica, sei lucida su Sad, sadiana, perché gli apparteneva. Era un violento. Quando poi scrive poesie, la poesia sembra, sono poesie, è inferiore a Pascoli, ecco. Uno subito pensa alla grandezza di Pascoli, ad Alexandros, all'Emirice, al Solon, a Fanciullino, a tutte queste cose. Perché lì quando scriveva somigliava alla sua esile vocina. Così. Ma anche con questa esile vocina non è mai stato Farinelli, per intenderci.